Questo è uno degli obiettivi più brutti che io abbia mai avuto fra le mani e oggi ne parliamo in questo nuovo video. Sigla! Yeah. Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone Tarca e oggi voglio recensire per voi un obiettivo veramente molto particolare. Innanzitutto però vi chiedo di scrivermi giù nei commenti se conoscete qualche obiettivo particolare, qualche macchina fotografica particolare, anche robe giocattolose magari che vorreste vedere recensite su questo canale, perché provare questa roba mi affascina un sacco. Detto ciò, passiamo a parlare di questo obiettivo. Vi racconto un po' la storia che mi ha portato ad acquistarlo. Ero su Amazon, cercavo un nuovo teleobiettivo perché ho venduto il mio 70-200 Canon. Cercavo quindi un nuovo teleobiettivo perché mi serviva qualcosa per un lavoro e fra le varie pagine dei prodotti trovo questo. Newer teleobiettivo a super alta potenza, 500mm f8.16 a 60€. Aveva una sola recensione e attualmente ha ancora un'unica recensione di una persona che non l'ha neanche acquistato. Quella recensione ovviamente ha una stella. Come potevo non acquistare un obiettivo che ha solo una recensione da una stella di una persona che non l'ha neanche comprato? Ed eccoci qua a parlarne. Ve ne parlo per due motivi. Il primo è che ovviamente è una lente particolare che tutti avranno magari visto, magari non in questa versione perché tante marche fanno praticamente gli stessi obiettivi sotto nomi diversi e sono tutti super teleobiettivi ad alta potenza venduti a meno di 100€ con focali veramente assurde. Ve ne voglio parlare anche però perché mi ha stupito, nonostante sia una ciofeca, ci mancherebbe, per i risultati che è riuscito a darmi. Allora, parliamone un po' brevemente. È un 500mm fisso con apertura da 8 a 16, quindi un obiettivo molto molto buio che si può usare praticamente solamente di giorno quando c'è tanta luce, soprattutto perché a 500mm dovete utilizzare necessariamente tempi di scatto molto veloci, altrimenti avrete foto sicuramente mosse. E per come è costruito questo obiettivo, che è costruito veramente male, avere foto mosse è un attimo, dovrete scattare veramente almeno a un 1500esimo o giù di lì per avere foto più o meno decenti. Ho deciso di acquistarlo invogliato innanzitutto dal prezzo, perché sicuramente mi avrebbe stupito o per quanto avrebbe fatto schifo o per quanto sarebbe stato buono nonostante il prezzo di soli 60€. Ed effettivamente ci sono un sacco di cose che lo rendono una ciofeca, ma fondamentalmente mi ha anche un po' stupito. Parlando della costruzione, l'obiettivo è completamente realizzato in plastica, si smonta solo ad utilizzarlo ed è costruito veramente male, niente da dire. Le ghiere per il diaframma, che oltretutto è bloccabile, non so perché, sono di una plastica veramente scadente e la messa a fuoco si ruota anche dal paraluce, cioè se io ruoto, vedete il paraluce, ruota tutta la ghiera della messa a fuoco. Messa a fuoco che è uno dei problemi principali di questo obiettivo, oltretutto, perché ha una distanza di messa a fuoco minima veramente assurda, circa 10 metri, ma secondo me anche di più, e praticamente non riuscirete mai a metterci a fuoco correttamente. È veramente difficile riuscire ad avere una messa a fuoco precisa e decente con questo obiettivo. Dovrete veramente scattare tante raffiche e provarci e riprovarci per avere una messa a fuoco definita, perché l'obiettivo non sta mai fermo, cioè voi lo montate sulla macchina ma il leggero tremolio non vi fa vedere perfettamente cosa state fotografando, a meno che non usiate un cavalletto, ovviamente, e anche lì non è poi così facile. Lato negativo, anche la distanza di messa a fuoco minima, che è di tipo 10 metri, cioè fare un ritratto è impossibile, dovete veramente andare lontanissimi dal soggetto e si perde il senso, diciamo, di questo obiettivo. E comunque la messa a fuoco non è mai precisa. Quindi fondamentalmente è un obiettivo pressoché inutilizzabile, però mi è piaciuto molto perché... perché vi offre un punto di vista completamente nuovo, cioè vi offre un punto di vista di 500mm che raramente avrete provato. Sicuramente qualcuno avrà un teleobiettivo, ma generalmente al massimo si va a 300mm su APS-C. I risultati già su full frame sono spaventosi. Non mi sono messo a provarlo su APS-C perché alla fine mi basta croppare a 1.5 quelle che sono le foto realizzate con questo per avere lo stesso angolo di campo che avrei su APS-C, e come potete vedere dai test che ho effettuato, effettivamente potete vedere molto lontano. Questo obiettivo è tipo un pezzo di plastica enorme ed è leggerissimo. No, ogni volta ho paura a montarlo per quanto è leggero. Ecco qua l'obiettivo innestato e guardate com'è brutta la macchina. Allora, se vedete laggiù in fondo c'è tipo una torre, no?
ed è una cosa bianca che qua appare come un puntino. Guardate, lo scatto con telecomando per evitare di muovere la macchina, perché si muove da sola praticamente, ed ecco qua come riusciamo a vedere questo oggetto. È impressionante come laggiù ci siano delle persone che a occhio nudo vedo proprio male, e con questo obiettivo comunque riesco a fotografare. Allora, sto andando a provare il 500 mm, magari vi ricorderete il posto perché è un posto dove trovai un po' di volatili da fotografare con un 200 mm un po' di mesi fa, e quindi ora ci torno per provarci questo super teleobiettivo da 60 euro. Andiamo a vedere un po' come va. Ora vedete qua questo piccolo castello, sono a 70 mm attualmente, e questo è il castello laggiù a 24 mm. Ora proverò a fotografarlo con il mio 500 mm che è montato qua sotto. Non so quanto sentirete, ma sono praticamente a bordo strada, in una strada molto trafficata, però ho dovuto infrattare un attimo nel verde per evitare che qualcuno mi metta sotto pensando che io sia tipo un autovelox, dal momento che sto tipo fotografando le macchine di passaggio. Assurdamente ora non passano più automobili, però vi faccio vedere una cosa. Vedete questa porta qua giù? Guardate come appare nella mia fotocamera, è veramente assurdo. Ragazzi, utilizzare questo obiettivo è tanto difficile quanto divertente. Non posso dire di trovarmici male, perché per il prezzo che ha è molto divertente vedere le cose da un 500 mm. A meno che voi non facciate foto particolari, di cui vi parlerò ora nella recensione, è veramente difficile usarlo, è veramente complicato. Ragazzi, ho la location. Vedete laggiù? Là ci sono delle galline. Sono un soggetto perfetto per questo obiettivo. Andiamo. Purtroppo si può utilizzare solo in piena luce, e purtroppo è molto difficile scattare in un sacco di generi. Tuttavia, per certi scopi o per divertimento, può essere molto molto interessante. Per divertimento per i motivi che vi ho elencato prima, quindi per vedere fondamentalmente come si vede a 500 mm. Per alcuni generi invece, come la fotografia molto minimal, in cui andiamo magari a estrapolare un dettaglio da alcuni soggetti, o se vogliamo andare a fotografare qualcosa di inusuale come una gru per esempio, in quel caso l'obiettivo mi piace. Soffre di grandissimi problemi: quando andiamo a chiudere il diaframma si crea un alone centrale che vi rovina la foto, le foto non sono mai troppo nitide, però neanche troppo poco nitide, cioè per un social ad esempio vanno benissimo, e per il resto soffre di un sacco di problemi, dall'aberrazione cromatica al fatto che appunto non sia preciso e che sia molto difficile da utilizzare. Io ovviamente non mi sento di consigliarvelo o meno, però se foste interessati costa solo 60 euro, il prezzo è veramente il suo pregio più grande. Se video come questi vi piacciono, lasciatemi un bel like e scrivetemi nei commenti magari altri video simili a questo che potrei fare. Da Simone Tarca è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.